Paolo Alberto Faccini legato al Memorial Galli, legato a Giovanni Galli, perché? È legato perché è un'amicizia appunto di parecchi anni, legato anche perché ebbi la fortuna di fare l'esordio e fare gol contro la Fiorentina e a Giovanni Galli, tra l'altro sotto le gambe, di destro che non era il mio piede, però legato per appunto la stima reciproca e soprattutto sono felice di essere qui oggi. Parlando del campionato, verdetti giusti per questa stagione, anche per quello che riguarda il terzo posto che è stato l'ultimo assegnato, la lotta alla Champions? Beh, poi alla fine sono i numeri che parlano, i punti soprattutto. Diamo merito al Milan che dopo le prime giornate ha dato continuità alla squadra, ma soprattutto diamo merito a una grande Fiorentina che ha fatto un grandissimo campionato e ha dimostrato di aver fatto una scelta azzeccatissima, quella del mister Montella, che io reputo il migliore allenatore quest'anno della Serie A, dove la Fiorentina ha espresso il miglior gioco in assoluto. Da grande esperto di mercato anche estero, pensa che Benitez possa essere l'allenatore del Napoli? Ci sono delle possibilità concrete che arrivi sulla panchina partenopea? Ma sicuramente è un allenatore dove ha colto male dalla piazza del Chelsea dopo i suoi trascorsi al Liverpool. Invece ha dimostrato con tanto lavoro, forte carica, ha portato la squadra a vincere l'Europa League e in campionato, se non sbaglio, è arrivato terzo, i risultati sono stati ottimi. Stiamo parlando di uno degli allenatori nel panorama europeo tra i migliori, quindi sicuramente se Napoli ha individuato in Benitez il sostituto di Mazzarri, sicuramente farà una scelta giusta. Mazzarri, secondo lei, più Roma o Inter? Ma bisogna vedere. Se devo dare adesso, diciamo, di fare una scelta, forse Inter. Lei un grande conoscitore anche del mercato olandese, Klaasi resterà in Olanda, si era parlato di un forte interessamento della Fiorentina. Bisogna parlare sia con la sua società che con i suoi manager. Per quelle che sono le sue informazioni? Non lo so, queste sono notizie che in questo momento non ho sotto mano, quindi non voglio dire una cosa per un'altra. Tornando invece all'Italia, secondo lei sarà la Juventus a piazzare i colpi più importanti, visto che vuole essere competitiva anche in Champions, Higuain, Jovetic? Ma io penso sì, la Juventus farà bene, ma confido molto nel Napoli, delle grosse potenzialità che ha da mettere a disposizione per grandi colpi. Saprà sostituire al meglio Cavani, secondo lei? Sicuramente. Ha già in testa, secondo lei, il Napoli il sostituto? Si è parlato molto di Leandro Damião, per esempio. Ma è uno dei nomi che circola. Sicuramente De Laurentiis, Bigon e tutto lo staff troveranno i validi sostituti. Una considerazione su Osvaldo, secondo lei potrebbe essere anche lui un obiettivo del Napoli? Si è parlato anche della Fiorentina? Osvaldo, dagli addetti ai lavori, era stimato molto da Mazzarri. Quindi non lo so se ci sarà continuità nel progetto Osvaldo, però la Roma sa che c'è un ottimo allenatore e prima di fare delle scelte, insomma, dovrà valutare con il nuovo allenatore.